Salve a tutti, oggi voglio cominciare una nuova playlist legata al linguaggio di programmazione C Sharp. In particolare voglio cominciare con la creazione di una piccola applicazione molto semplice che permetta di convertire numeri da una qualunque base in un'altra base. Ecco, per cominciare vorrei studiare il metodo che si utilizza normalmente per trasformare appunto i numeri da una base a un'altra base. Ecco, comincerei quindi con l'analizzare il metodo che si utilizza e poi continuerei appunto con la creazione dell'applicazione. In questo primo video comunque ho intenzione solo di analizzare appunto come si può convertire un numero da una base a un'altra base. Ecco, iniziamo. Ecco, l'idea è questa. Io ho un numero. Ecco, normalmente ho un numero, diciamo che partiamo da, ad esempio, il numero, non so, 47. Ecco, iniziamo con una base conosciuta, ad esempio la base 10, e il procedimento che voglio analizzare è quello che mi permette di convertire il numero 47 da base 10 alla base 2. Ecco, riferendosi al metodo che si utilizza è quello delle divisioni successive. In pratica, creo. Allora, a destra metto il resto. Ecco, l'idea è quella di dividere il numero in base 10 per 2, quindi 47 è 23. Ecco, la parte intera è 23 della divisione, del risultato della divisione. 23 per 2 fa 46, il resto per arrivare a 47 è 1. 23 diviso 2 è 11. Per 2 22 più 1 23. 5 per 2 10 più 1 11. Poi abbiamo 2 per 2 4 più 1 5. 1 per 2 2 più 0. 0 per 2 0 più 1. A questo punto il risultato si legge al contrario, quindi in sostanza il risultato è 1 0 1 1 1 1 base 2. Ok, si può anche verificare se questo risultato è corretto applicando la tecnica che permette di passare dalla base 2 alla base 10, che all'opposto di questa è costituita da una sequenza di operazioni di moltiplicazione per 2. Quindi a questo punto possiamo verificare. Allora, 1 per 2 alla 5 più 0 per 2 alla 4 più 1 per più, diciamo così, 1 per 2 alla 3 più. Ecco, ricordiamoci che un qualunque numero elevato da 0 fa 1 e in generale anche se il numero, cioè diciamo in generale se il numero è diverso da 0, questo da ricordarsi, anche se questa restrizione non è necessaria, a dire la verità, quindi è uguale. Allora, 32 0 più 4 più 2
che è uguale a 40, 47. 47 in base 10. Allora, ricapitoliamo. Abbiamo dalla teoria, diciamo, dei sistemi di numerazione posizionali, abbiamo che è possibile convertire un numero da base 10 a base 2 tramite delle divisioni successive. Viceversa, è possibile convertire un numero da base 2 a base 10 tramite moltiplicazioni successive. Questo vincolo della base 2, a dire la verità, non c'è. La base può essere una qualunque base. Quindi questo funzionerebbe anche con basi differenti da 2. Detto questo, l'algoritmo che voglio utilizzare per la creazione dell'applicazione che converte una base qualunque a una base qualunque è questo. Voglio partire dal numero in base B1. Voglio convertire questo numero in base 10 tramite l'operazione di moltiplicazioni successive e voglio convertire il numero in base 10 nel numero nella nuova base, questa volta utilizzando la tecnica delle divisioni successive. Ecco, questo è il mio, diciamo, come voglio fare l'applicazione. Non sono sicuro che sia un algoritmo ottimizzato, anzi, in alcuni casi non lo è. Per esempio, nel caso in cui la base di partenza è una base, è la base di arrivo a un legame di potenza, nel senso, ad esempio, B1 è rappresentabile come una potenza di, cioè B1 è uguale, cioè è legato a B2, nel senso che uno dei due è una potenza dell'altro, si potrebbe utilizzare altri metodi, anche a mano, diciamo. E un'altra cosa, nel caso in cui B1 sia 10 e B2 sia 10, questo mio algoritmo farebbe comunque i calcoli per poi arrivare ad avere come risultato il valore sempre iniziale. Quindi anche questo tipo di controlli per ora non li ho previsti. Non è, probabilmente non è ottimizzato, ma sicuramente funziona per tutte le basi, per tutte, diciamo, le basi che posso pensare. Anche se ovviamente ci sono possibilità di miglioramento, soprattutto per le prestazioni. Allora, questo che ho appena fatto va bene, per i numeri senza virgola. Intendiamo comunque sempre numeri positivi. L'applicazione che costruirò non avrà, non riuscirà a fare questo tipo di attività per numeri negativi, anche perché dovrei inserire qualcosa che ha a che fare col complemento a 2 per la rappresentazione dei numeri negativi. Quindi l'esercizio in sostanza è, da una base qualunque, un numero positivo e per ora senza segno, senza virgola, quindi positivo intero, a una base qualunque, sempre un numero intero. La tecnica comunque può essere, l'algoritmo comunque può essere esteso anche a numeri con la virgola. In particolare, ricordo che per convertire un numero con la virgola, per esempio il numero 53,0625 in base 10, allo stesso numero in base 2, non è la tecnica che utilizza la macchina per registrare i numeri con la virgola, bensì la macchina utilizzerebbe il floating point. In questo caso invece abbiamo appunto la rappresentazione binaria pura dei numeri con la virgola. Ripassiamo un attimo l'algoritmo. L'algoritmo prevede per la prima fase, la parte intera, la stessa tecnica che abbiamo visto prima, quindi la divisione successiva fino ad arrivare allo 0 e poi il numero viene preso al contrario.
il numero costituito dai resti che si sono ottenuti viene appunto preso al contrario. E quindi abbiamo che il 53 diviso 2 è 26 con resto di 1, diviso 2 è 13 con resto di 0, 6 con resto di 1, eccetera. Quindi quella prima parte qua è l'algoritmo che abbiamo visto un attimo fa. Per quanto riguarda la parte con la virgola, la parte dopo la virgola, questo 0,625, si utilizza la tecnica della moltiplicazione per 2 e in particolare si prende il numero 0,0625, lo si moltiplica per 2 e si va avanti in questo modo fino a quando si ottiene l'1. Oppure è possibile anche che non si arrivi mai all'1 e ci si ferma a un certo punto e diciamo si ha un'approssimazione appunto del numero iniziale. E in questo caso la parte decimale 0,0625 per 2 fa 0,125. Così 0,125 per 2 fa 0,25, 0,25 per 2 fa 0,5, 0,5 per 2 fa 1. E si devono considerare questi valori. Non più al contrario, ma bensì nel modo, diciamo, in ordine. Quindi 0001, 0001. Ecco, in questo caso siamo stati fortunati perché questo numero qua non è altro che una potenza negativa del 2. In pratica dovrebbe essere 2 alla 8. Allora, aspettate che cerco la calcolatrice. Mi può aiutare magari a fare qualche calcolo. Ok. Allora abbiamo detto che 0,0625 è appunto 2 alla meno 8. Possiamo vedere anche con la calcolatrice, è che in questo modo la calcolatrice non è più scientifica. Un attimo, solo che lo facciamo. Abbiamo detto che 2 elevato, aspettate che prendo quella scientifica. Allora, 2 elevato alla meno 8 allora 2 elevato alla meno 8 non è. Mi sembra strano, però aspettate un attimo. Allora, 2. Anzi, facciamo così, facciamo una prova inversa, facciamo 0,0625. Allora, 2 elevato alla meno, no, così no, alla 8. Molto più piccolo, quindi 2 elevato alla meno 4. Ok, alla meno 4. Questo appunto siamo stati fortunati, ecco, il numero era particolare. Proviamo con una verifica di questa cosa. Utilizziamo appunto la tecnica della moltiplicazione successive, che è quella che mi porta dalla base 2 alla base 10. L'ho già fatto. Ok, quindi abbiamo il numero 110101. 01,00. 01 in base 2 è uguale, punto di domanda in base 10. Quindi abbiamo uguale. Allora, contiamo il numero di cifre. 5, 2 alla 5, più 2 alla 4, più 2 alla 2, più 2 alla 0 che è 1, più 0 per 2 alla meno 1, più 0 per 2 alla meno 2, più 0 per 2 alla meno 3, più 0 per 2 alla meno 4, scusate, più 1 per 2 alla meno 4.
che è uguale. Allora abbiamo 32, 16, 4, 1. Allora, 2 alla meno 4, come abbiamo visto prima, è 0,0. Vi ricordo che 2 alla meno 4 non è altro che, anzi in generale, una cosa di questo tipo. A elevato alla meno b è uguale a 1 diviso a alla b. Quindi 2 alla meno 4 non è altro che 1 diviso 2 alla 4, ovvero 0,0625, che è uguale a 52, 53, 53,0625 in base 10, che è appunto il nostro numero, il numero che abbiamo qua. Okay, questa è una verifica. Ecco, possiamo provare anche con un numero che non ha quella caratteristica di avere una potenza negativa del 2 dopo la virgola. Per esempio, il numero 41,78, la parte intera si risolve con, appunto, con questa tecnica, come abbiamo visto prima. Per quanto riguarda la parte decimale, 0,78 per 2 fa 1,56, meno 1, 0,56 per 2 fa 1,12, 0,12 si prende quindi solo la parte che rimane dopo la parte intera, si porta qua, per 2 fa 0,24, così, per 2 fa 0,48, andando avanti. Ecco, non mi fermo questa volta all'1 perché non riesco a ottenerlo l'1, potrei andare avanti molto, probabilmente all'infinito. Ecco, detto questo, a un certo punto mi fermo e quindi ho un'approssimazione, quindi ho che 41,78 non è più uguale, ma è approssimativamente 1, 0, 1, 0, 0, 1 da qua. E 1, 1 da qua abbiamo in ordine 1, 1, 0, 0, 0, 1. Ecco, mi raccomando, è un'approssimazione questa volta. Mentre invece nel caso di prima avevamo un'uguaglianza precisa. Ecco, guardiamo un attimino se ho qualche altro esempio da mostrare. Quello che sto dicendo comunque vale per la base 2, ma vale anche per tutte le altre basi, quindi a 2 si può sostituire facilmente anche un'altra base, con una base con cardinalità differente dell'alfabeto. Una verifica del fatto che 29, ecco qua abbiamo un esempio ancora. Abbiamo ad esempio il numero 1101,011 in base 2, quanto vale in base 10? Ecco, utilizzo ancora la tecnica della moltiplicazione successiva e vedete che ho l'1 per 2 alla 3 più 1 per 2 alla 2, 0 per 2 alla 1 non c'è, poi 1 per 2 alla 0 e poi cominciamo con le potenze negative. 2 alla meno 1, questo 0 è questo. Poi ho 1 per 2 alla meno 2, che è 1 diviso 4, 1 per 2 alla meno 3, che è 1 diviso 8, e si va avanti in questo modo. Ecco, il risultato è questo, base 10. Quindi, partendo da questo numero qua, si ottiene il numero 13,375. Una verifica di questa cosa la facciamo con la tecnica che passa dalla base 2 alla base 10 e otteniamo appunto, con questa volta, anzi scusate, no, lo stesso esercizio. No, scusate, questo è un altro esercizio. Questo è un altro esercizio. E anche in questo caso si passa dalla base 2 alla base 10 e abbiamo anche qui un risultato che è 29,625 in base 10. Ok, allora questo per completezza vale sempre. Ciò significa che se io prendo un numero qualunque, adesso concentriamoci solo sui numeri senza virgola. Prendiamo ad esempio il numero, non so, 40, un attimo che lo scrivo meglio, scrivo in nero,
Ricapitoliamo un attimino che cosa voglio fare con il mio programma. Voglio, partendo da un numero qualunque, noi facciamo il numero 36 in base 7, voglio ottenere lo stesso numero in base, facciamo 5. Ok, allora, primo passaggio, convertire il numero 36 in base 7 nel numero in base 10. Ok, questo lo si fa tramite, abbiamo detto, le moltiplicazioni. Quindi 3 per 7 alla 1 più 6 per 7 alla 0, che è uguale, quindi abbiamo questa uguaglianza, 21 più 6 per, questo vale 1, 6, quindi 27, no, ho sbagliato, sì, no, è giusto, 27 in base 10, questo è in base 10. Allora siamo a metà dell'opera. Adesso, per arrivare alla base 5, dobbiamo utilizzare la tecnica della divisione successive, delle divisioni successive, per convertire il numero in base 10, 27, allora, 27 diviso 5, 5, con il resto di 2. 5 diviso 5, 1, con il resto di 0. 1 diviso 5, 0, con il resto di 1. Questa volta si fa al contrario, quindi 1, 0, 2. Quindi il risultato dell'operazione è 1, 0, 2 in base 5. Allora, verifichiamo la cosa con... Provo a vedere se su internet troviamo un programma che mi aiuti a verificarlo. Cerchiamo conversioni numeriche. Allora proviamo a vedere se questo va. Guardiamo, mi chiede, qui abbiamo qualunque base, qui abbiamo qualunque base, quindi il mio esercizio è 36 in base 7, 36 in base 7, quanto è in base 5? Verifichiamo, 102 in base 5. Effettivamente è corretto. Ok, allora ricapitoliamo. L'idea è quella di utilizzare come tecnica per trasformare l'algoritmo in sostanza, per trasformare un qualunque numero in una base qualunque in un'altra base, è quella di dividere il problema in due parti, qua l'abbiamo fatto prima. Prima convertire il numero in base 10 e poi convertire il numero ottenuto in base 10 nel numero nella base finale. Ecco, spero di essere stato chiaro, al prossimo tutorial.